via. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione e per la presenza a questa prima edizione della Notte Vola. Abbiamo con noi il presidente del quartiere Mirko Tormentoni, il presidente dei commercianti del centro commerciale naturale Boccherini, Edo Boccherini. E vi ringraziamo per la partecipazione, vi auguriamo buona serata. Questa è la prima edizione di questa iniziativa che facciamo con il contributo del Comune di Firenze e del quartiere. Spero che vi sarà gradita. Abbiamo messo in campo tante iniziative. Da giovedì scorso siamo partiti in Piazza per Vettori, anche stasera abbiamo sempre Piazza per Vettori e lo street food. Qui abbiamo messo in campo il mercatino, tante iniziative di animazione, la sinergia con i locali di intrattenimento, la musica, gli artisti. Abbiamo Lorenzo Andaggi dopo di noi, che seguirà, diciamo, il nostro brevissimo ragionamento. Quindi io non mi dilungo, do la parola al presidente, un saluto brevissimo e poi spazio alla musica. Grazie. Grazie Lapo, grazie a tutti, grazie alla Confesercenti, grazie al Centro Commerciale Naturale Piazza per Vettori via Pisana. Questa sera, oggi è ripartita una cosa davvero bellissima, in questa quattro giorni, la notte vola, ma in particolare oggi con questa via Pisana tutta piena di vita, di banchi, di spettacoli, di famiglie che girano. È una festa di comunità dove il commercio di vicinato, l'artigianato
e la parte culturale che ha portato questa bella manifestazione organizzata da Confesercenti porta davvero la vita della comunità a servizio di tutti, e per noi è una grande cosa. Quindi come Quartiere 4 abbiamo dato la nostra collaborazione assolutamente convinta a questa bella iniziativa. La nostra piazza Pervettori sta vivendo una vita nuova da quando è stata riqualificata, da quando c'è il centro commerciale naturale, da quando ci sono quindi tante nuove iniziative come quella di questi 4 giorni. Quindi io vi ringrazio davvero. Ringrazio soprattutto le cittadine e cittadini di ogni età che vedo che stanno frequentando in modo molto vivace e molto soddisfatto questa bella strada, questa nostra via Pisana e questa nostra piazza dove c'è questo Street Food Festival. Insomma, tante cose davvero coinvolgenti. Per noi questo è uno dei momenti importanti in cui i nostri rioni tornano a vita sempre più comunitaria, sempre più in mezzo alla strada, perché poi è questo che dobbiamo fare. Siamo stati chiusi con il maledetto Covid per troppo tempo e abbiamo, come dire, tante cose che ci demettono dei vincoli, ma invece noi insieme, facendo squadra, rompiamo questi muri e stiamo insieme in mezzo agli spazi pubblici, e quindi riconquistiamo gli spazi pubblici insieme anche con il commercio, perché comunque il commercio di vicinato, l'artigianato, è anche l'anima del territorio. Quindi davvero grazie. Adesso c'è anche questa musica che c'è stata prima, ci sarà adesso, ci sono degli spettacoli lungo la strada, insomma davvero una bella serata. Domani continua in piazza Pervettori, quindi la notte vola e la notte sarà bella per tutti noi. Grazie. Grazie Mirko. Adesso passiamo alla musica, a Lorenzo Andreaggi, che è qui presente. Buona serata a tutti e domani siamo sempre comunque in piazza Pervettori. Grazie a tutti, buona serata. Bello, eh? Prendi il fonico. Perfetto, vai.
Buonasera a tutti, buonasera Firenze, benvenuti. Dove siamo? Siamo alla Porta San Frediano, siamo nel clou di Firenze, nel cuore di Firenze, e vi presento innanzitutto i musicisti di stasera: il maestro Fabrizio Mocata al piano, il maestro Pierluigi Fantozzi al clarinetto e io, Lorenzo Andreaggi, Andreaggi alla voce, un francese, Lorenzo Andreaggi, bellino. E facciamo il repertorio stasera di canzoni che hanno reso grande Firenze nel mondo e a Firenze. Il punto Andreaggi che sarei io. Quindi le canzoni fiorentine, dicevamo, sono state portate al successo prima di tutto dal primo chansonnier, che è Odoardo Spadaro, e poi da colui che è stato il mio maestro, Narciso Parigi, che ha proseguito con grande successo, devo dire la verità, il repertorio fiorentino. Quindi, parlando di Firenze, siamo in Firenze, non a Firenze, in, perché ci siamo dentro alla Porta San Frediano, dobbiamo cominciare a fare Firenze, che è l'inno della città di Firenze, scritta da Odoardo Spadaro nel 1940, perché voleva una canzone dedicata alla sua città. E facciamo le prime tre strofe, maestro, le prime tre, e poi le altre due le facciamo dopo. Firenze di Odoardo Spadaro, il maestro ha trovato, a comincia, vada maestro. Città d'ingegni arditi, ma vive in una culla, colli che sono sempre, sempre fioriti. E chi c'ha la sua francese, chi c'ha la sua australiana, poi c'è chi c'ha l'inglese o chi l'americana. Io c'ho la mi biondona, da un saracicche, lei forse una ciatrona, però l'adoro senza reticenze, perché lei come me è di Firenze. Firenze, città delle colline, in un punto che l'ha un piano, l'ha un bosco che lo chiama Cascine. E chi va con l'avventura, chi va con il cavallo, che il cielo sia coperto o sotto un tramonto giallo. Io ho, come tu vedi, vo alle Cascine e ci vo sempre a piedi, l'aspetto e viene piena di movenze, come fanno le bambine di Firenze. Firenze, città di Viale dei Colli, in mezzo al gran piazzale ci passano tanti furbi e tanti polli. E chi va per il panorama, chi va farà l'amore, ma c'è chi di lì passa e lì si schianta il cuore. Passano fra tante voci che dicono guarda oh, e vai monti alle croci, cappello in mano e quattro riverenze sotto un tramonto rosso di Firenze. Grazie. E quindi Firenze, un inno alla nostra città, che non è finita qui però, maestro, vero? No, perché abbiamo altre due, adesso comincio a intrecciarmi con il filo, abbiamo altre due strofe, sì, perché poi venne ampliata la canzone, come? Vada maestro, vada, allora inizi, ricominci. Firenze, città dei bei bambini, e vengan forte e rossi dalle valiole dei posti vicini. E
e chi viene da Monsummano, chi viene dall'Antella, balie che fanno a cara per la specie più bella. Io ebbi di Monsummano una baliotta per un anno sano, ed oggi per le sue riconoscenze l'ho preso il passaporto di Firenze. Firenze, città di tanto amore, a volte sei felice, però talvolta ahimè ti piangi il cuore. Lei mi dette le sue grazie, laggiù ai ponte alle grazie, la feci viso offeso, in mezzo ai ponte sospeso, ma io con aria gaia l'ho rintoppata in cima ai ponte alla arraia. Gli dissi via non far tante scorquenze, ti porto in municipio di Firenze. Grazie! Eh beh, Odoardo Spadaro era così, scriveva le canzoni, faceva successo all'estero, in Italia, a Firenze, e si innamorava anche. Allora, Odoardo Spadaro si innamorava, rifaccio la domanda, maestro. Di chi? No, Odoardo Spadaro si innamorò di un'americanuccia, di un'americana, bionda, ricciolina. Maestro, tiri fuori il partitura, però ci ho detto che non si rispetta la scaletta e qui si fa così, cioè non c'è una scaletta. E questa canzone si chiama Signorina Piccolina Ricciolina, e Spadaro si innamorò a Firenze di un'americana, ma lui non sapeva parlare l'inglese, e quindi si inventò questa cosa per riuscire a dirgli ti amo, voglio venire con te, insomma andiamo fuori. E questa è la canzoncina che scrisse per questa signorina piccolina ricciolina. E la canzone si intitola, indovini maestro? Signorina piccolina ricciolina. Ricciolina. Facciamo signorina piccolina ricciolina. Aspetta, mette la mollettina alla signorina piccolina ricciolina e poi partiamo. Maestro, ci siamo? Sì, bene. Andiamo, Sistema ho adottato, il sistema del sincopato, se una rima non trovo più, non mi sento perso, arrangio il mio verso così cantando da otto tu. L'enjambement me lo suggerì, così che lo impiego ogni dì, se la rima in A, in U, in O, in E, finisco così più da te. Signorina piccolina ricciolina, è proprio lei che di sera o di mattina turba tutti i sogni miei. Vorrei dirle tante cose, vorrei che sapesse che io desidero un bel giorno di ubidiù da te. Piano piano la mia mano, la sua mano afferrò, con un accento quanto strano disse sì, poi disse no. La sua testa cadde giù come un ramo di bambù e soggiunse da 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 da, dammi da tu. Se tu ami l'americana, non è certo la cosa strana se ti dice I love you. Se non sai l'inglese, per essere cortese, rispondi di bidiao tu tu. Lei dirai sei tutta per me, se lei ti risponde ok, ma poi ti dirà you want for me too, rispondi di bidiao tu tu. Signorina piccolina ricciolina, è proprio lei che di sera o di mattina turba tutti i sogni miei. Vorrei dirle tante cose, vorrei che sapesse che io desidero un bel giorno di ubidiù da te. Piano piano la mia mano, la sua mano afferrò, con un accento quanto strano disse sì, poi disse no. La sua testa cadde giù come un ramo di bambù e soggiunse da 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 da, dammi da tu. Quanto strano disse sì, poi disse no. La sua testa cadde giù come un ramo di bambù e soggiunse da 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 da, dammi da tu. Grazie. Wow, wow. L'ordinazione. Certo. Bene,
Quindi, essendo nel cuore di Firenze, abbiamo cantato Firenze, abbiamo cantato Signorina Piccolina Ricciolina. C'è Firenze ovunque. Per esempio un qualcosa che si porta, un qualcosa, maestro, lei mi confonde. No, qualcosa che si porta in testa. Il cappello di paglia. Cappello di paglia di struzzo, no, il cappello di paglia va aggiunto alla fine di Firenze. Di Firenze, ovviamente, perché è tutto di Firenze, quindi il cappello di paglia di Firenze. Maestro. Ah! Maestro Fantozzi, senior, mi porta gli acchiappini. Ce l'abbiamo altri, mettiamoli in terra. Ecco, quindi il cappello di paglia di Firenze. Ma che è? Questa gente viene? Non è caduto. Ah, no. Il cappello di paglia di Firenze, aspettiamo il maestro. Maestro che tira fuori la pepe che ti devova. Eh sì. Perché. Ah, ma questo non è il cappello di paglia di Firenze. Una strada mara. Oh, wow, una strada mara. Ah, bene, ce l'abbiamo? Yes. Cappello di paglia di Firenze, vai, maestro, prego. Calendì maggio impazza per le strade, Firenze ride per le contrade, e le cascine sembrano un affresco cannasciaresco di un'altra età, che sfoggio di eleganze, quante riverenze per dare il benvenuto al sol. E in queste circostanze la paglia di Firenze è proprio quello che ci vuol. Sul cappello di paglia di Firenze possiamo farvi tante confidenze. E si dice che Beatrice lo portasse nell'istante che ha incontrato padre Dante, e i suoi versi sono le conseguenze di quella certa paglia di Firenze. Il cappello di paglia di Firenze, oh, quante mai reminiscenze, lo portava anche Fiammetta quando andava in tutta fretta all'abbraccio del Boccaccio, che dava inizio a comiche licenze togliendole la paglia di Firenze. L'Arno passa sotto ai sette ponti, nei dolci incanti dei suoi tramonti, e via dei calzaioli verso sera, è primavera di gioventù, e che galanti eleganze, saluti e riverenze, la luna ha dato il cambio al sud. E in queste circostanze la paglia di Firenze è proprio quello che ci vuole. Sul cappello di paglia di Firenze possiamo farvi tante confidenze. Lo portava nonnoretta quando Giotto in tutta fretta disegnò la O perfetta per misurarne le circonferenze all'ombra di una paglia di Firenze. Il cappello di paglia di Firenze per Galilei fu fonte d'esperienze. Lo portava una ragazza su una piazza e non so dove, e lui disse pur si muove, il che dimostra in fondo che le scienze si ispirano alla paglia di Firenze. Ma voi, grazie, ma non dovete applaudire perché loro hanno interrotto, ma c'è la strofa finale del cappello di paglia di Firenze. Animali, voi e me. Sì, c'è un'altra. La facciamo. Il cappello di paglia di Firenze è proprio adatto per tutte le evenienze, per parlarsi, per amarsi, per baciarsi impunemente sotto il naso della gente. Perciò la serie delle confidenze finisce con il bacione di Firenze. Grazie! No, adesso è già finita. È finita, maestro. Un'altra strofa la farei. Non c'è. Non c'è di questa. Però c'è un'altra strofa, sempre visto i doppi sensi ci metteva a Spadaro in mezzo, anche se questa non è di Spadaro, diciamo la verità, è di Maestro Fantozzi. Di chi è questa?
di Garinei Giovannini, mi sembra di ricordare, vero? Di Garinei Giovannini. E ce n'abbiamo un'altra che è di Nelly e Casini, che è stata portata a successo da Narciso Parigi negli Stati Uniti nel 1964. Abbiamo Il Baco Gigi, che poi ha ricantato molte volte anche il grande Riccardo Marasco. Ma maestro, Il Baco Gigi, lei, a lei si mette in posizione, ci guardi. Siamo belli a questa voce. Molto bene. Vai, maestro. Parigino che stava sulla frutta di un giardino, cambiava molto spesso abitazione, un di su un fico, un altro su un popone. Ma Gigi aveva voglia delle mele, di quelle belle dolci come il miele, e allora si decise lì per lì, lasciò Parigi e venne in Italia. Gigi, Baco Gigi, son finiti finalmente i giorni grigi. Gigi, Baco Gigi, e si sta meglio fra le mele che a Parigi. E lo san tutti che in Italia ci son mele tre giorni che non stanno in una mano e che son grosse così. Gigi, da Miretta non tornare più a Parigi, se vuoi stare nelle mele resta qui, le più belle sono tutte in Italia. Copia per la cittadinanza lo tenne e fece allora gran baldoria in una bella villa alla Melonia, e alla moglie scrisse: mon chéri, non ti incazzare, ma io mi trattengo qui. Gigi, Baco Gigi, son finiti finalmente i giorni grigi. Gigi, Baco Gigi, e si sta meglio tra le mele che a Parigi. E lo sanno tutti che in Italia ci son mele tre giorni che non stanno in una mano e che son grosse così. Non tornare più a Parigi, se vuoi stare nelle mele resta qui, le più belle sono tutte in Italia, e le più belle sono tutte in Italia. Bravo maestro il Baco, ma sì, come no, ma certo, siamo tutti un po' bachici, vero, no? Certo. Come fa il Baco? Come fa il Baco? Cambia le mele. Le mele, vale. Passa da una frutta a un'altra. Ma io non mi ricordo più che cosa abbiamo di canzoni, ma parlando di canzoni ovviamente fiorentine, ce n'è una che è l'inno di Firenze. Dicevo, ma detto era prima l'inno di Firenze, sì, Firenze, no, ma c'è una, è l'inno di Firenze. Perché La Porti un bacione a Firenze, in realtà dovete sapere che è una parodia, perché la canzone originale venne scritta da Petralia e si chiamava Prendi la via maestra, e faceva Prendi la via maestra. Odoardo Spadaro, di ritorno dall'Africa sul vaporetto, cambiò le parole, lasciò la musica di Petralia, e invece di fare Prendi la via maestra fece La Porti un bacione a Firenze, cambiò le parole. Quindi fu uno dei primi rari casi in cui la parodia fece più successo della canzone originale. Lo sapevi, maestro Mocata, lo sa? Certamente, lo sapevo, fa finta di saperlo, ma che cazzo. Di cosa?
Allora, questa è una parodia del pezzo originale che si chiamava Prendi la via maestra. L'ho detto ora io. Ma lo sapevo. Ma lo sapevo, allora, vabbè, ok. Bene, quindi la porti un bacione a Firenze, anche te, anche lei maestro, eh? Tutti, vai. Partivo una mattina con vapore e una bella bambina mi arrivò. Vedendomi la fa, scusi signore, perdoni lei un fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, ben lo vedo. Ed un favore piccolo le chiedo. La porti un bacione a Firenze, che lei è la mia città, che il cuore ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze, io vivo sol per rivederla un dì. Son figlia d'emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo gliene renderò. Bella bambina, gli ho risposto allora, il tuo bacione a casa porterò. E per tranquillità fin da quest'ora in viaggio chiuso a chiave lo terrò. E appena giunto là, io te lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze, che lei è la tua città e anche lei di me. Io porto il tuo bacio a Firenze e mai come potrai scordarmi te. Sei figlia d'emigrante, per questo sei distante, ma sta sicura un giorno a casa tornerai. Io porto il tuo bacio a Firenze e da Firenze tanti baci avrai. È vera questa storia, e se non fosse la fa passare per vera sol perché sapesse l'uccioni e quanta tosse per chi lontano dalla patria viene. E ad ogni fiorentino che è lontano, vedendomi partire, mi dirà piano, la porti un bacione a Firenze, che lei è la mia città, e le tanto che un ci vo. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo e ne renderò. La nostra cittadina graziosa e piccolina, voi non ci crederete, ma la già tant'anni eppure la non invecchia mai. Io porto i bacioni a Firenze di tutti i fiorentini che incontrai, di tutti i fiorentini che incontrai, di tutti i fiorentini che incontrai. Grazie Fabrizio Mocata al piano e Pierluigi Fantozzi al clarinetto, Lorenzo Andreaggi alla voce, che farà una parodia di La bacione a Firenze che diventerà più famosa. No. Prendi la via maestra all'incontrario. Va bene, allora bevo. Si può dire? Sì, bevo. No, maestro, ci illumini. Non ho una luce per illuminarvi. Allora, mi andava veramente di fare questo pezzo, che è una storia che io conosco, che potrei anche raccontare. Racconti maestro, racconti. Allora, bellissimo, ottimo. È un brano scritto, composto da Narciso Parigi. Il titolo vi risulterà familiare, perché è quello di un grande successo cinematografico, che Amici miei, Pietro Germi,
chiese a Narciso Parigi di comporre la musica del film e lui si mise al lavoro. La scomparsa di Pietro Germi quindi portò a un cambio di regista e Bertolucci poi prese Monicelli. Bertolucci era quello, scusate. Bertolucci era per era un, ho capito un altro film con cui ho, di cui ho fatto la no, ho fatto. Quindi questo è il brano che Narciso Parigi aveva scritto per il film Amici miei, come sarebbe stato se fosse stato fatto da Pietro Germi. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Vedete che è meno giocherellone di quello che poi è stato il film, è molto più affettuoso come tema. Doveva essere ambientato a Bologna e si mangiava i tourtellen e c'erano i burdel che sono i bambini. Quindi Amici miei, tratta dal film Amici miei, che non è mai andata all'interno del film e che noi insieme al maestro Fabrizio Mocato abbiamo ricantato. Il Sassaroli che parla in bolognese, ve l'immaginate? È una cosa assurda, un po' strana, eh? Quindi Amici miei di Narciso Parigi per il film omonimo che abbiamo rifatto insieme al maestro Mocata nel disco Italia, America e Ritorno, diretto appunto da Narciso Parigi. Amici miei, prego! Abbiamo fatto
una canzone, visto che siamo in tema di canzoni importanti, come era questa. Abbiamo fatto, maestro, no, una canzone insieme a Irene Grandi, vero? E come si chiama? Cosa sognano gli angeli? Cosa sognano gli angeli? È una canzone un po' trip. Cosa sognano gli angeli? Forse sognano angeli che mentre sognano angeli e questi sognano angeli e sognano che dormono e questi che dormono sognano angeli e sognano. Un trip incredibile. Frappè. Puoi ripetere che non ho capito. No, meglio di no. Quindi cosa sognano gli angeli quando sognano? Scritta da Narciso Parigi. Per chi non sapesse Narciso Parigi, il nostro grande cuore viola dell'inno della Fiorentina, Narciso Parigi scrisse questa canzone in America e noi abbiamo rifatto insieme a Irene Grandi al teatro di Bibbiena. E la facciamo senza Irene Grandi, purtroppo stasera mancherà un tassello fondamentale, ma la facciamo noi. E mettiamo una parrucca, dice Pierluigi, e facciamo insieme. Quindi facciamo, esatto, quindi facciamo cosa sognano gli angeli. Maestro, prego. Taci, andiamo a riposare. Angioletti, buonanotte. Tanti sogni da cullare, ma chissà che sogni sognerà. Cosa sognano gli angeli quando sognano? Forse bimbi che giocano tra le nuvole, li rincorrono trepidi e li accarezzano negli azzurri giardini dell'alto cielo. Din don don, suonano mille campane, di donna, l'alba tra poco verrà. Cosa sognano gli angeli quando sognano? Forse bimbi che placidi s'accarezzano, forse bimbi che un angelo bello sognano e felici li sorridono con amore. Ai genitori che sono seduti dietro sulle mura di Florentia. È il compleanno del nostro clarinettista, di Pierluigi Fantozzi. Quanti anni, maestro?
19. No, sì, sto caro, 19, non c'è, va bene, va bene. E dimostriamo 19, ma... No, ma... Maestro. No, lei è il più anziano su questo palco, vedi? Mi sento un ciofino, mi sento un ciofino. Va bene, bene così, bene, auguri, auguri. Grazie. Bene, e quindi abbiamo maestro, non lo so, fammi vedere un po' che cosa abbiamo, perché io non mi ricordo niente. Vabbè, bella, bella, abbiamo vivere. Bella. Vivere. Madonna. Dedichiamo ai tuoi anni, vivere. Vivere di Bixio, va bene? Di Bixio, ricantata anche, eh? No, di Nino Bixio, no, no, di Cesare Andrea Bixio. Vivere, cantata anche da Narciso Parigi e da tanti altri. E stasera noi ne facciamo la nostra versione, saremo all'altezza, maestro? Mentre bevo di qualcosa, da improvvisa. Sarà, no, no, tranquillo, non si agiti, sarà una versione indimenticabile. Comunque vada, sarà indimenticabile. Bravo. Soprattutto perché il compleanno il nostro Pierluigi Fantozzi. Le avete fatti gli auguri? Anche su Facebook, anche sulle cose. Soprattutto. Bene, quindi vivere. Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine libertà. Sono padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più, e l'ha maggiorato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia e senza rimpianti, e senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle foglie del mondo e vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Grazie, 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 perché la vita è bella e la voglio vivere senza tu, diceva Iannacci, va. Iannacci diceva senza tu, diceva, no, più, senza tu, basta, che palle, via. Solo, che è? No, non questa, no, cioè, cos'è questa? Questa è, no, ah, questa, ah, sì, certo, abbiamo, no, ma aveva detto, fatto uno, ha detto, no, quella no, abbiamo l'organetto del vagabondo, visto che noi siamo un po' tutti vagabondi, vero Max? Siamo un po', dice, vai, il nostro fonico Max Zivago, meraviglioso, grande cantante anche Max Zivago. Abbiamo, siamo tutti un po' vagabondi e quindi faremo l'organetto del vagabondo. Chi parla?
parla di un vagabondo che suona l'organetto. Così parla dell'organetto suonato dal vagabondo. Suonato dal vagabondo. Vuole dire qualcosa, maestro? Ecco, non parla del vagabondo, ma del suo strumento. Perché lo suona il perché il vagabondo va sotto le finestre a suonare il che cosa suona? L'organetto, perché? Per sedurre le ragazze. Per sedurre le proprie le madonne fiorentine. È la Madonna. L'organetto. Maestro, non facciamo doppi sensi. Suoniamo l'organetto del vagabondo. Maestro, fai doppi sensi, che cazzo, non si può fare. L'organetto del vagabondo. Prego, maestro. Era una finta, che non ti vedevo. Facciamo ridare il tempo. Mettiti d'accordo con te stesso. Sì, perché se no non ce la fa. Sono nuovo ormai. Maestro, il tempo. 1, 2, 3. Allora abbiamo Ginevra degli Almieri. Qual era? Ma come chi era? L'ho raccontato 2000 volte. Ginevra degli Almieri era. Che era Ginevra? Era una? Una nobil donna. Era una nobil donna, una ragazza molto giovane che si era innamorata. Uno. Sei innamorati uno. Però questo non era. Non era ricco. Okay. Questo non era ricco come lei, va bene, era un poveraccio. Però l'amore non si comanda e quindi lei andava da questo qui.
Però all'epoca c'era il matrimonio, da qualche parte c'è ancora. Comunque c'è il matrimonio combinato e quindi lei doveva sposarsi per forza con questo uomo ricco e a lei non le fregava niente, Ginevra degli Almieri. Insomma, si sposa con questo, siamo alla fine del 1300 a Firenze, si sposa con questo il matrimonio e dopo una settimana Ginevra degli Almieri schiatta. Non si dice, maestro. Sii più educato. Ginevra degli Almieri muore. Muore. E esala l'anima. Muore, va bene. Ginevra degli Almieri muore. E quindi, vabbè, niente, matrimonio finito, durato una settimana, mettono Ginevra degli Almieri in una bara di cristallo come Biancaneve e Sette Nani sotto una loggia qui a Firenze e la notte stessa Ginevra degli Almieri si risveglia. Si risveglia perché era uno dei primi casi, e primi rari casi di morte apparente. Di morte apparente. Quindi Ginevra degli Almieri si svegliò dalla bara tutta vestita di bianco e andò sotto la casa torre dei suoi genitori. Mamma, babbo, sono io, Ginevra degli Almieri. E questi si affacciarono, pensavano di aver visto il demonio rincarnato. Il fucile non c'era. Quindi, ma vai via, via, fuori di qui, fuori da coglione, Ginevra degli Almieri. Ginevra degli Almieri allora andò a casa di chi? Dell'uomo. Del marito. Andò a casa del marito. A casa del marito. E il marito si affacciò dalla casa torre, vide Ginevra degli Almieri viva, vestita di bianco e pensò che fosse un fantasma. E anche lui, via fuori, aiuto, il segno della croce, un monte di cose. E allora, i genitori non mi vogliono, il marito non mi vuole, Ginevra degli Almieri disse, andate a quel paese, io vado dall'amante. E l'amante disse, vieni, vieni, fantasma, mi importa un cavolo se sei. Vieni, andarono in casa e fecero finalmente quello che dovevano fare dopo tanto tempo, finalmente. Ecco, ma che cosa... Cosa succede però al succo della questione? Che quando i genitori di Ginevra degli Almieri e il marito di Ginevra degli Almieri, vedovo si può dire che è morto, dico, oh, questa è viva, ma allora ci ha preso in giro. Andarono a fare ricorso, non c'era però una cosa del genere, ma non è qui, è andato con un altro, mi ha tradito, mi ha fatto le corna. Però come dice, com'è il rito matrimoniale, sacro, com'è? Finché morte non vi separi. Finché morte non ci separi, lei era morta, era rinata e quindi becco e bastonato il marito dovette stare zitto e va a quel paese e lei godette insieme all'amante Ginevra degli Almieri. Ne hanno fatte di tutte, spettacoli teatrali, hanno fatte commedie. Ginevra degli Almieri è sepolta viva in Firenze. Maestro, la sapevi Ginevra degli Almieri? Ma è una storia che mi raccontava mio nonno. Il nonno raccontava. Prima di addormentare, apposta le fiabe dei Grimm, raccontava la storia di Ginevra degli Almieri. E Madonna, che non c'è il pezzo, ma che cosa abbiamo? Abbiamo. Non lo so, che cosa guardi? Scusa, non lo dica lei. In Riva all'Arno. In Riva all'Arno, facciamo, sì, in Riva all'Arno. Non l'avevo collegato. Vabbè, non è che puoi trovare un collegamento fra le storie e le canzoni, sono storie dei personaggi di Firenze e canzoni di Firenze, il collegamento c'è per forza, maestro barra i maestri, quindi la prossima volta ti porto il banchetto, ti porto la borsa, ti porto tutto, perché a sedere, guarda, a cercare gli spartiti, maestro Mohan, maestro Mohan. Ah già, scusa, però il collegamento lo vogliamo fare come in quinta superiore all'esame di maturità, che c'è collegamenti e non ci incastrano un cazzo, che è praticamente Ginevra degli Almieri, il marito di Ginevra degli Almieri cornuto, e questa canzone parla di corna, quindi va bene, riballarla. Ma signori, fermi, facciamolo un po' più lento, perché sennò si è un po' più lento, non così, un po' più lento. Troppo, una via di mezzo facciamo. Bella, mi piace. Per quella volta o ne feci di nulla.
fin di perdere il giudizio, quando dopo tre giorni vide uscire da casa sua un lieto sposalizio. Un altro ti sposasti, di me tu ti scordasti, per cui il dolore pazzo, e dissi, ora m'ammazzo. Non si può, ci sono tante donne al mondo, però ma chi se ne frega? Mare pieno di pesci. Mare pieno di pesci, esatto, esatto. Arriva all'Arno andai sulla spalletta, là sopra ci montai una bella disdetta. Siccome un son notare e volli in giù guardare, ma l'Arno non era in secca bimba mia, e non c'era acqua e presi e venni via. Del mio grande dolore guarito fui, vedendo il tuo marito angelo mio. Sicché pensassi non ti sposava lui, in quelle condizioni c'ero io. E sembra allampanato, l'è brutto serpentato, non ha più scarpe in piede e becco non se ne vede. In riva all'Arno adesso ora va lui, e se si può affogare affari sui. Intanto dai lungarno, mi rido e guardo l'Arno, e se mi ridovessi innamorare, son più tranquillo e ora so notare. No maestro, è finita, non c'è più niente. No, è finita maestro. È finita, grazie! In riva all'Arno, in riva all'Arno. Perché si può dire che tutte le canzoni fiorentine parlano di corna? Quasi tutte le canzoni fiorentine parlano di corna. Come mai? Maestro, perché? Perché probabilmente c'è, diciamo, l'usanza, appunto, è vero, tra l'uomo e la donna di come intercambiarsi fluidamente al tempo dei tempi, e diciamo che quindi la popolazione locale è un po', diciamo, dotata di questi artefatti, non so come dire. Esatto, queste protesi artefatti. Ma il maestro è erudito, però si dice, parla bene con parole, è saputo il maestro, sei saponi. Infatti mi lavo spesso. Bravo maestro. Bene, ma raccontiamo la storiellina, maestro, dell'acculata del porcellino. Certo. Dov'è l'acculata del porcellino? Al mercato del porcellino, alla loggia del mercato. Te l'ho messa facile questa, l'acculata del porcellino. Che cos'è? L'acculata del porcellino è un cerchio di marmo che si trova proprio dove c'è il mercato, va bene, alla loggia del porcellino, e rappresenta una ruota del... Carroccio, una ruota del carroccio dell'epoca, va bene, una ruota. Oggi non si vede quasi più, è molto sbiadita. Oggi non la vediamo più perché è molto sbiadita, c'è il mercato sopra, non è stata delimitata da dei pioli e quindi si sta rovinando con il passare degli anni. Ma qual era l'usanza di questa, perché veniva chiamata acculata del porcellino? Perché i malfattori, quelli che evadevano le tasse, i ladri, i delinquenti, gli assassini, non li tagliavano in capo direttamente, ma questi facevano... I cornuti, nove, che sennò erano tutti... No, i cornuti erano tutti a Firenze, tutti cornuti e quelli che cornificavano, insomma, se no, nel senso, se no non c'è il 50 e 50. Quindi i ladri, i malfattori, i delinquenti, quelli che evadevano le tasse, cosa facevano? Venivano svergognati in pubblica piazza, facendogli battere il sedere fortemente più e più volte su questo... Cioè... Facendoli battere il culo sul sedere, ha detto sedere, facendoli battere il culo su questa pietra di marmo, li ignudavano proprio, li prendevano dai fianchi e li facevano battere il culo sull'acculata del porcellino lì alla loggia del porcellino. E quindi, si vergognavano, perché poi tutta la gente che vedeva quello che li facevano battere il culo sopra, dicevano ma non torniamo più a quel negozio, perché quello lì, quella bottega, è di proprietà di quello che ha battuto il culo lì sopra. E quindi non venivano chiamati questi... Sculati. Sei uno sculato deriva da quelli che battevano il culo sulla pietra dell'acculata del porcellino. Maestro, questa la sapeva? No. La sapevo benissimo. No, questa la sapevo, no, questa davvero la sapevo. Se cambia un pochino, se no. Comunque no, sembra che sia. La ignoravo. Sembra che siano bischerate, cazzate. Sono storie vere, cioè nel senso che si butta a ridere, ma sono storie vere. No. Ok. Quindi, visto che si parla di povera gente,
ma questi però che adesso andiamo a cantare noi non battevano il culo sulla pietra, questi cantavano sull'aia il valzer della povera gente che non c'è. Okay. Non c'era il valzer della povera gente, eh? È una canzone classicissima di Edoardo Spadaro, cantata da tutti, l'hanno cantata nei primi 900, no, primi 900 no, insomma dagli anni 40 in poi, anni 30 in poi, in Riva dell'Arno, mi sembra nel 35 40 45, insomma siamo giù di lì. Il valzer della povera gente, i contadini che cantavano sull'aia delle case di campagna oppure sulle case in Riva all'Arno, e mollini, maestro, che cosa c'è? Non c'è, nel super computer del maestro. Noi lo facciamo lo stesso, la tonalità. Maestro, faccio un intro. Tutti anche quelle più scatre.
figlio è un valzo esaltato e strisciato, lo balla la serva il curato. Grazie. Grazie, 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 grazie alla parola, maestro, sì. Fabrizio Mocata al piano e Pierluigi Fantozzi al clarinetto. Leonardo Andreaggi. Scusa, Leonardo, allora va bene, scusa, ora, perché, sembra fatto apposta, ma esatto, parliamo di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, un grande personaggio mondiale, ma quale fu Leonardo da Vinci, maestro? Il primo disegno che fece Leonardo da Vinci, te lo ricordi? Certo, la rotella di fico. La rotella di fico. Cioè il babbo Serpiero andò da Leonardo da Vinci e gli disse, Leonardo, perché lui si chiamava Leonardo, accidenti, chi lo chiama Leonardo? Si chiama Leonardo, non Leonardo. La Leonardo da Vinci è quella dove si fa le analisi, che cavolo c'entra con Leonardo da Vinci, Lio, anche lì, Leonardo da Vinci. Leonardo gli fa, vieni qua, senti, dice, tu mi dovresti dipingere su questa rotella di fico che ho fatto tagliare dal nostro contadino di Potere di Vinci un qualcosa di grazioso sopra per il nostro contadino, appunto, perché almeno gli si dà in dono. Va bene babbo, va bene, va bene. Prese questa rotella di fico, andò nella stalla e davanti a lui mise animali morti, lucertole, mosche, schifezze, uccelli sventrati, un son schifo totale. Prese quello che poteva prendere e cominciò a dipingere su questa rotella di fico un mostro schifoso. Un mostro orrendo, una chimera. Portò questa rotella di fico al babbo, a Serpiero, notaio di Vinci, grande Tromadores, e disse lui, ah no, grande Tromadores, babbo di Leonardo da Vinci è un grande Tromadores, Ciuladores, di come cavolo ti chiamo. Insomma, lui prese la rotella di fico e disse, ah no, questo dipinto è troppo bello perché io lo dia in dono al contadino di Vinci. Chiamò dei mercanti fiorentini e gli disse, venite qua, vi piace? Ammazza, dice, che meraviglia, bello. Gli ha detto Monte dei Fiorini, prese la rotella e ci fece un po' di soldi. E da lì, chissà dov'è, maestro, bravo, nessuno sa che fine ha fatto questa rotella di fico con la prima opera di Leonardo da Vinci. Magari ce l'ha qualcuno in casa, un pezzo di legno tutto marcio, fracido, messo magari a fare a spiffero oppure a reggere la porta che non si chiuda, ecco, e magari c'ha milioni e milioni. No, va bene, una cosa, quando c'aveva l'allergia era il Gratta e Vinci, vabbè. Ah, ma una cosa, non avevo capito, vabbè, maestro delle freddure. Ma che pezzo dobbiamo fare? Ma Leonardo da Vinci, insomma, vabbè, a parte questo, fece anche uno schizzo che poi venne ritrovato dopo che questa invenzione che lui aveva inventato alla sua epoca, che cos'era? La bicicletta. Non è mica vero? Sembra che non sia vero, che sia una bufala, che insieme alle carte di Leonardo da Vinci ci abbiano buttato dentro uno schizzo, una bicicletta, e si è fatto passare per... Comunque, se andate al museo Leonardiano da Vinci, c'è il prototipo della bicicletta di legno, ipoteticamente fatta da Leonardo, non Leonardo, porca miseria, chi sbaglia i nomi. Che cosa facciamo, maestro? E quindi che cosa c'è? Non lo so, cos'è? Ah, è notte e quindi facciamo? Non lo so, ma si racconta un po' di storielle di Firenze, no? Quindi è notte e sera, scusa, è notte e sera e facciamo Goodnight Firenze. Certo, improvvisiamo, perché finora lo stiamo facendo, scusa. Un po' improvvisiamo. Quindi Goodnight Firenze. Aspetta, scusa, ma... la scritta Goodnight Firenze dove? Non guardare la scritta Narciso Parigi negli Stati Uniti d'America negli anni 60. Goodnight Firenze. Vai, proviamo, maestro. Dice a lui, scambiato nozioni. Goodnight Firenze, goodnight. Sognare fai tu, il cuore sempre più, Firenze I love you. Good night, Firenze, good night. Mi par di vedere l'azzurro del
risplendere in te. Tu dormi sognando i passati splendori, Firenze il tuo fascino eterno l'onore, e vivi nel tempo più bella e leggiadra di un fiume. Batte nel cuore di chi sogna ancora. Good night Firenze, good night. Un bacio ti do e poi me ne andrò, io non ti scorderò. Ma a proposito di corna, si diceva, no? Perché tanto siamo, si batte sempre lì. No, vengo da te. Allora, a proposito di corna, diceva, sembra... Ma scusa, siamo in due. Vado di qua, vado di là. Non è che siamo in dieci. Maestro, ma perché siamo... Perché lui le storie le sa e te non le sai. Lui le ha sentite raccontare migliaia di volte l'anno scorso. Abbiamo fatto i concerti fiorentini in salotto, che poi erano in teatro, a raccontare le storie. Quindi adesso raccontiamo la storia del... del toro e del fornaio, te ricordi? Cioè, il toro e il fornaio. No, sì, esatto. Dopo facciamo canzone di campagna. Il toro e il fornaio. Allora, quando Santa Maria del Fiore era in costruzione, va bene? Come? Non conosci? Era in costruzione Santa Maria del Fiore. La sai pure te? Bene. È vero, la sai pure te. Quando Santa Maria del Fiore era in costruzione, un manovale, insomma, un muratore, decise, per onorare i grandi animali, no, le mucche che avevano aiutato l'uomo a costruire Santa Maria del Fiore, mise un'effigie, una scultura. Se guardate sotto la cupola del Duomo c'è in un punto un'effigie di una mucca, proprio il busto, mezzo busto di una mucca. Però noi... Che ha una particolarità, cosa? È rivolta verso la finestra del fornaio. È rivolta verso la finestra di un fornaio che abitava all'epoca in quella casa, esatto. Perché? Perché noi per comodità oggi diremo che quella non è una mucca ma è un toro, perché ci fa comodo dire delle corna. Quindi questo muratore, quando suonava la campanella e c'era la pausa, perché andavano a mangiare, lui cosa faceva? Andava a intrattenersi con la moglie del fornaio. Intrattenersi cosa vuol dire, maestro? Si spieghi meglio. Intrattenersi vuol dire racconto una barzelletta. Cosa vuol dire? A fornicare. A forno, e lei è un fornaio, a fornicare. Andava a fornicare con la moglie del fornaio, insomma, se la faceva tutti i pomeriggi all'ora della pausa, come la moglie di Perozzi, no? Tre ore del film, andava a comprarsi il cornetto, intanto si faceva la fornaia. E quindi, insomma, questo fornaio era becco e non lo sapeva. E il manovale disse, ma io lo voglio far sapere che è becco, che io mi faccio la sua moglie. Come si fa? Allora rivolse questa testa di toro che c'è sotto il Duomo verso la casa del fornaio. Così tutte le mattine si svegliava, apriva la finestra, guardava davanti a sé, si vedeva questo toro e si sentiva un magone qui.
un gruppo, cioè più che altro si sentiva Orna qua su sopra, però non capivano, però la soddisfazione del muratore di dirgli che inconsciamente te sei becco non lo saprai mai, ma io inconsciamente te l'ho detto e basta e mi faccio la tua moglie, fine. Questa è la storia di Torre Fornato di Santa Maria del Fiore, la sapeva maestro? No, però diciamo che un appartamento di fronte al Duomo oggi insomma va bene, un metro quadro diciamo si vende bene, però magari non lì davanti se no, esatto. Quindi questi campagnoli perché montanari? No, montanari alla Bellone. C'era canzone di campagna di Spadaro, la facciamo? No, il collegamento non c'è. Qui il collegamento non c'è. Passando per la strada in cima al monte, là vicino alla chiesetta, alla fonte. Sentivo le paesane canticchiare una canzone che è birbone, e nel cantar ridevan fra di loro, fra le bacche e le foglie d'alloro. Poche parole me rubai del coro. Lì al ruscello la fanciulla portava il cestello per riempire nell'acqua il secchio, ma nell'acqua si fa specchio. Nel guardarsi con un certo impaccio, chissà se al mio ritorno ancora piaccio. Dall'altra parte poi, di là dal monte, sotto al vecchio campanile c'è un'altra fonte. Accoglie i posticino, le donnucce, le più gaie, la bandaie, che con facezie e con voce bonaria, mi ricordo bene dell'aria, canta con viso in giù e il resto in aria. Lì alla fonte la fanciulla rimpiva la fonte per guardare nell'acqua il secchio, ma nell'acqua si fa specchio, e se il visino è bello e se ne accorge, andrà come se in van l'acqua che sorge. A zonzo poi si scappa al casolare, chi c'è il bimbo da collare, tutti andano a fare. Là nella stalla gli uomini in cucina, coi nipoti la nonnina, che cerca ricordar la canzoncina, la strofetta sua montarina, del tempo quando usciva la mattina. Temporale, porti pioggia ma non fai male, ti riempi dell'acqua il secchio che alle giovani fa specchio. Ricordo mi specchiavo anche a 20 anni, adesso invece con l'acqua lavo i panni. Grazie, grazie. Prego, 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 poi il microfono, non capite? Ah, prego, avanziamo. Bene, ma il nome Firenze viene da? Birenze. Wow, è tornato ancora più indietro, vedi? È da Birenze, esatto, Birenze, e poi dopo c'è stato un personaggio che ha preso il nome, no? Da chi è? Il famoso Fiorino. Il re Fiorino, esatto, che morì morto sotto le... morì morto è bellissimo, è moruto due volte sotto le mura di Fiesole, dentro un campo, su dentro, in mezzo a un campo di gigli bianchi, lui era macchiato di sangue, i gigli diventavano rossi e quindi il simbolo di Firenze. Questa è una delle tante leggende del perché il giglio rosso di Firenze, capito? Sì. Bene, ma chi furono i primi che assediarono, no, che iniziarono a costruire Firenze? A parte gli Etruschi che avevano un accampamento qui, esatto, molti, molti anni or sono, ma i primi, esatto, furono i gladiatori romani in pensione e gli ex legionari romani in pensione, va bene, in pensione molto giovani, non erano vecchiarelli, ecco, esatto, che vennero qui sulle rive di questo fiume schifoso, tutto orribile, pieno di mota, di schifezze, esatto, e cominciarono a fare il primo insediamento, e sopra c'era ovviamente Fiesole, ovvero l'unica città, non vuol dire pensare a altre cose, non c'entra niente, maestro, lei è malizioso, no,
Fiasola, nel senso l'unica città. Fiasola, Fiesole, ecco, non c'entra. Bellissima, bella sta cosa. Fiesole, la prima città prima ancora di Firenze. E dovete sapere che i luoghi che ci sono a Firenze Sud e non solo, tipo Rusciano, mi viene Positano ma non c'entra niente, Coverciano, no, Ognano non lo so, Coverciano, Rusciano, Settignano, Sollicciano, sono tutti nomi degli ex legionari romani a cui Giulio Cesare aveva dato l'appezzamento agricolo di quel territorio lì, va bene? Quindi al legionario Roscius aveva dato la parte di Firenze Sud che adesso si chiama la villa di Rusciano, al legionario Settimius aveva dato quella che oggi è Settignano, al legionario Ponte Ammensolus non c'è, Sollicianus ha dato quello che oggi è Sollicciano, ma qual era quell'altro? Ho detto Covercianus, Coverciano. Quindi questi nomi, i nomi che finiscono in ano, non c'entra niente, nomi che finiscono in ano sono i nomi degli ex legionari romani a cui Giulio Cesare aveva dato gli appezzamenti agricoli, esatto. Quindi noi siamo un mix fra romani, noi siamo un mix fra romani e etruschi e fiesolani, perché i romani si andarono a zonfare le fiesolane, e quindi noi siamo un mix fra fiesolani e etruschi, vanno etruschi, ma etruschi c'erano prima, no, etruschi poi a Roma. Sì, gli etruschi un po' fiesole, vabbè. Nel DNA lontano. Ma c'è. Bene, che cosa facciamo, maestro? Lo dica lei. Un pezzo dopo questa premessa, mi sembrerebbe fondamentale a questa. Certo, allora chiudiamo, l'abbiamo fatta all'inizio, ma chiudiamo con un'altra volta La porti un bacione a Firenze, che ripetiamo che è una parodia, perché la canzone originale si intitolava Prendi la via maestra, era stata scritta da Petralia, prendi una donna, trattala male, no, non c'entra niente, prendi la via maestra, e scritta da Petralia. Spadaro disse: bella la musica, le parole non mi piacciono, cambio le parole. Quindi musica di Petralia, parole di Edoardo Spadaro, La porti un bacione a Firenze, parodia di come? Mi sta confondendo, maestro, insomma, mi parla dietro. Quindi La porti un bacione a Firenze è la prima parodia che ebbe successo in Italia. Proviamo, La porti un bacione a Firenze. Partivo una mattina con vapore e una bella bambina gli arrivò. Vedendomi la fa, scusi signore, perdoni lei di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, ben lo vedo. Le chiedo, la porti un bacione a Firenze, nella mia città che il cuore è sempre qui. La porti un bacione a Firenze, io vivo sol per rivederla un dì. Son figlia d'emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo gliene renderò. Bella bambina, gli ho risposto allora, il tuo bacione a casa porterò. E per tranquillità fin da quest'ora, in viaggio chiuso a chiave lo terrò. E appena giunto la bimba lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze, nella tua città e anche lei di me. Io porto il tuo bacio a Firenze e mai mai potrò scordarmi te. Sei figlia d'emigrante, per questo sei distante, ma sta sicura un giorno a casa tornerai. Io porto il tuo bacio a Firenze e da Firenze tanti baci avrai. È vera questa storia, e se non fosse la fa passare per vera sol perché sapesse Luccicone quanta tosse.
per chi lontano dalla patria gli è, e ad ogni fiorentino che è lontano, vedendomi partire, mi dirà piano, la porti un bacione a Firenze, è la mia città, e tanto più ci vuole. O la porti un bacione a Firenze, se la rivedo e mi arrenderò. La nostra cittadina, graziosa e sì carina, voi non ci crederete mai. La già tant'anni eppure la onda invecchia mai, io porto i bacioni a Firenze di tutti i fiorentini che incontrai. Grazie Fabrizio Mocata al piano e Pierluigi Fantozzi al clarinetto e al compleanno e Lorenzo, anzi detto Leonardo, Andrea G, Andrea G alla voce. Grazie, grazie a tutti e buona serata, a presto, grazie. Certo.